Nokia 34 10. È lui. Il modello che ha seguito l'enorme successo di Nokia 3310 non era facile neanche avvicinarsi e che ha preceduto il 3510. 2000, 2000 e 2001, la peculiarità di questo modello, potete vederla, sono le tre righe di tasti, diciamo, a goccia e fuse insieme. Come ho detto nel video di presentazione dei video di gennaio, inoltre il bottone menu del 3310 diventa questa zona cambia e ci sono due bottoni, uno per chiudere la chiamata e uno per iniziarla. Altre differenze sostanziali, magari le vedremo durante il video. Qui cambia un momentino lo spazio del logo Nokia a gocce, il caricabatterie è lo stesso, la zona di carica eccetera eccetera è uguale. Vediamo se anche il tipo di batteria è uguale. Dunque, un BLC2, quindi sì, potete vedere che sono batterie originali. Tanto ho provato anche la curiosità di mettere la cover posteriore del 3310 sul 34 e funziona. Le sue misure sono 115 mm di altezza, 49 mm di larghezza e 22,5 mm di spessore. E penso che questo sia il valore di spessore maggiore in questa zona. Peso di 114 grammi e vorrei andare insieme a vedere con voi il menu. È il primo telefono con internet, quindi dalle specifiche tecniche leggo che lo ha. Ci sono dei giochi Java preinstallati e c'è la possibilità anche di scaricarli. Infatti poi vedremo nel menu, sezione giochi, la voce scarica altri, che non è presente invece ad esempio nel 3310. Ulteriore caratteristica, i pixel dello schermo sono 96 di base e 65 di altezza ed è appunto in bianco e nero. Menu, allora, sono andato a ok, allora l'ho diciamo utilizzato per qualche ora prima del video e se la mia perplessità principale era proprio legata a questi bottoni e magari la possibilità di errore di ricezione, non sbaglia un colpo, cioè sono rimasto veramente tutt'oggi stupito dalla precisione con cui questo Nokia magari conservato internamente meglio rispetto a quanto lo sia stato esternamente, riceve davvero i comandi con precisione. Mi dà una bella sensazione di affidabilità, questo c'è da dirlo. Voce nei messaggi. Ciao, spazio. Ciao a te, spazio. Prova, spazio. Prova velocità.
devo aspettare quando le lettere sono sullo stesso pulsante. Sono, come vi dicevo prima, piacevolmente stupito. Messaggi. Gli smiley. Altro che messaggi WhatsApp con foto, video. Poteva memorizzarne al massimo 10 tra chiamate ricevute, chiamate perse, chiamate effettuate. Il numero massimo appunto era di 10 voci. I soliti modi d'uso, accessibili anche tenendo premuto per qualche secondo il bottone di accensione e spegnimento. Impostazioni. Purtroppo la sua retroilluminazione non è il suo aspetto migliore, nonostante sia veramente sia attiva, e un 3310, se lo mettessimo qui al suo posto, la luce del suo display riuscirebbe meglio. Download, come vi dicevo, la possibilità di scaricare applicativi. Siamo nel 2018 e questo telefono di inizio 2000, del 2001, è ancora funzionante. Funzione promemoria, insomma, una sorta, a quei tempi si capiva comunque l'importanza di avere delle note di promemoria. So che questa è una parte di video sempre gradita ai nostalgici. Troppo lento. Io non vedo l'ora di fare anche la recensione del 3510, perché aveva dei giochi particolari che davvero sono state delle vere novità rispetto al 33 e al 3410. Memoria disponibile 146 GB, totali 180. Quindi ne sono occupati 34, esatto, giochi 34 kilobyte. Sveglia, calcolatrice, cronometro, conteggio alla rovescia, compositore, editor disegni, screensaver, attiva. Vediamoli questi screensaver.
orologio. Cuore, pacchetti, pacchetti, caffè, due panda. Senza dubbio, questo è il mio preferito. Poi andremo a vedere come si attiva, a vederlo dal vivo. Servizi internet, servizi della SIM, di qua ritorniamo ai messaggi, il mitico modo di bloccare la tastiera dei Nokia era questo, bottone menu e asterisco, tastiera bloccata. Adesso lo lasciamo qui, sono passati 5 secondi e lui spettacolo, infatti vedete che premendo dei tasti a caso, immaginatelo nella tasca, lui vi chiede una sequenza precisa, altro che impronte. Facciamo per concludere una breve panoramica estetica. Vi ho mostrato le particolarità della scocca, appunto con le linee, un confronto, visto che qui penso che sia carino farlo, come dimensioni veramente, cioè sostanzialmente identiche, cioè la scocca è la medesima, solo nel 3510 poi diventerà più grande. Sì, decisamente. Non dico il centimetro, ma mezzo centimetro sì. Tutto. Qui in alto a destra, sempre due fori per inserire dei laccetti particolari per personalizzarlo. Wow, che salto nel tempo. Questo è proprio uno dei motivi per cui quest'anno ho deciso di fare video di questo tipo e spero che gli appassionati del settore mi trovino facilmente. Questa è stata la video recensione del Nokia 3410. Vi do l'arrivederci al prossimo video. Ancora un'ultimissima curiosità: sapere dove è stato costruito, perché non è scontato che sia fatto in Finlandia. Vediamo, come immaginavo, fatto in Germania. Perché? Perché a quei tempi evidentemente alcuni diversi cellulari, sia consumer che business, venivano fatti lì, e quindi questo è fatto in serie in Germania. Nokia 3410. Ciao!